Caro Presidente del Consiglio, la ringraziamo per il lavoro svolto finora a tutela dei cittadini del nostro Paese. Ci rivolgiamo però a lei a nome di tutti i lavoratori stagionali del settore trasporti, che al giorno 15 aprile 2020 restano completamente esclusi da qualsiasi forma di sostegno economico e sociale previsto dal decreto Cura Italia. Noi siamo lavoratori aeroportuali stagionali, siamo uomini e donne che hanno lavorato per anni negli aeroporti del nostro paese, con passione, dedizione e immensi sacrifici, andando incontro ad anni di precarietà incontrollata e strutturata. Abbiamo lavorato duramente per il raggiungimento di obiettivi numerici e qualitativi, grandiosi per gli aeroporti italiani, ma anche per il settore turistico del paese. Nonostante ciò, siamo invisibili alle istituzioni perché la nostra categoria di stagionali di trasporti non rientra in nessuna di quelle comunemente e ufficialmente riconosciute. Il settore del trasporto aereo non è sottoposto ai vincoli di stagionalità del settore turistico propriamente detto, eppure gli enormi numeri che si registrano all'interno delle strutture ricettive italiane ogni anno, soprattutto d'estate, ma non soltanto, noi li conosciamo bene. Sono flussi di passeggeri che transitano nei nostri terminal, a cui diamo informazioni, forniamo servizi e che per primi accogliamo nel nostro paese. Questi numeri sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi anni e di pari passo anche nei lavoratori stagionali, un bacino che ad oggi conta migliaia di uomini e donne e altrettante famiglie che apparentemente non esistono. Questo periodo di crisi pone noi aeroportuali stagionali in una posizione di vulnerabilità e di difficoltà al pari dei nostri colleghi del settore turistico. Anche per noi stagionali aeroportuali la ripresa sarà terribilmente lenta. E al termine del periodo di emergenza, per noi non ci sarà la possibilità di riprendere il nostro lavoro e il nostro ricollocamento sarà estremamente difficile. Alla luce di ciò riteniamo che l'esclusione della nostra categoria di stagionali del trasporto aereo dal decreto Cura Italia sia fortemente ingiusta, una grave svista che rischia di metterci in ginocchio. Siamo a conoscenza di diverse note sindacali inviate a organi regionali e nazionali, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta chiara e univoca sulle decisioni che verranno prese a nostra tutela. Pertanto, per il decreto di aprile chiediamo degli ammortizzatori sociali specifici per la categoria dei lavoratori stagionali del settore trasporti. Chiediamo delle misure di sostegno a lungo termine, come l'allungamento della NASPI per tutto il periodo dell'emergenza, che ci permettano di resistere fino alla ripresa effettiva del nostro settore.